Signore e signori, buonasera e benvenuti all'anteprima di All'ora di Amadeus. Questa sera un ospite eccezionale, Arturo Stalteri. Che musicista! Un musicista della Marianna, direbbe Flavio, che saluto, stasera non ci può essere. È un musicista, ma un sacco di dischi, da Pierrot Lunaire in poi, e una cultura spaziale. Come facciamo a non poter parlare di lui? Poi gli farò la prima domanda io, ma siccome questa è una puntata targata Feeling Blue, la puntata sarà condotta dal nostro amico Oscar Piaggerella. Io gli darò deferente in ritiro una mano alla regia, essendo imbranato come sempre per quanto riguarda la regia, però cercherò, a parte le battute, di dare il risalto che merita a Arturo Stalteri, perché è un musicista veramente eccezionale. Prima di passare alla linea, volevo omaggiare Oscar Piaggerella con il suo promo Feeling Blue. Ciao, benvenuto al Feeling Blue di Chiavari in via Filippini 8. Qui da noi puoi trovare un vasto catalogo di musica specializzata, dal rock più classico al punk rock, dal progressive al jazz, dalla musica elettronica a tante altre belle cose. Ricorda via Filippini 8, nel centro storico della città di Chiavari, a due passi dalla stazione e a due passi dall'uscita dell'autostrada. Comunque sia, puoi sempre trovarci anche su Facebook e Instagram. Ciao, ti aspetto! Bene, e che dire? Grazie a Oscar Piaggerella, perché ho il negozio di Oscar. Io tanto tempo che non ci vado, sono 8 anni che non ci metto piede, devo essere onesto. Da quando lavoravo a Chiavari, 8 anni fa, no, 7 anni, 7 anni fa, lavoravo a Chiavari e mi capitava di passare via Filippini. È una miniera vera, per chi cerca delle cose particolari. E adesso vi mando ancora un piccolo spot dei due ragazzi di Forget the Well. Ciao, sono Alicia. E io sono Daniele e siamo nel gruppo Forget the Whale. Seguite All'ora All'ora di di Amadeus. Amadeus per aggiornamenti su quando saremo ospiti sul programma. A presto. Ciao! Ciao. E saranno presto ospiti anche loro, perché sono un gruppo italo-americano e ci fa piacere sentirli e ascoltarli. Bene, io prego chi è in ascolto di fare delle domande e le domande saranno ovviamente lette al maestro Stalteri, perché noi teniamo all'interazione col pubblico. Mettete like sulla pagina Facebook, iscrivetevi al nostro canale All'ora di Amadeus su YouTube. E è così, benissimo. E adesso sigla. Esotica. Thank you.
Exotica. Benissimo, buonasera signore e signori. Da Piero Lunari in poi, collaborazioni con i più grandi musicisti, con cantautori come Liberato e Bassignano, con Franco Battiato, un genio della musica. È con noi Arturo Stalteri, maestro. Buonasera. Ciao. Senti, sì, ma troppo importanti queste parole, dai, per me, non le merito. Allora, diciamo che diciamo la realtà, vengono dal cuore. Non mi sono preparato la presentazione scritta, sono andato a istinto. No? Senti, ti faccio una domanda io e poi lascio la parola al maestro di cerimonie Oscar Peggereb. Ti faccio una domanda io, ammesso che si possa definire la tua musica, come definiresti la tua musica? Ma sì, definire è sempre difficile, no? Perché la musica poi quando tu componi un pezzo o suoni non è che pensi faccio un genere o un altro, però diciamo che ascoltando un po' i miei dischi c'è una linea secondo me. Io mi definisco un post-minimalista perché il minimalismo mi ha influenzato tantissimo già dagli anni... Avevano cominciato con Piero Lunari, comunque ascoltavo Terry Riley, Philip Glass. E poi sì. Indubbiamente la melodia, perché sono un classico, per cui minimalista, post-minimalista romantico mi definisco. Amo tantissimo Chopin, Schubert, per cui cerco di mettere insieme la melodia con un po' di ricerca, probabilmente ci provo. Ecco, se dovessi fare un parallelo con un artista che io amo molto, penserei a Wim Mertens, che è un altro che parte dal minimalismo, ma che ha anche delle radici classiche molto solide. Sì, sì. Bene. E adesso, eccolo qua, è con noi Oscar Piaggerella. Ciao Oscar. Ciao Luca, eccolo. Buonasera. Ciao Arturo, buonasera. Ciao. E un sentito buonasera a tutti i nostri follower. Senti, io deferente mi ritiro. Vai pure nell'eremo. Vado nell'eremo, ti lascio la... lo scettro. Ti ringrazio, ciao. King Luca. Ciao. A dopo. Allora, a Arturo, dopo. Eccoci. Per me è un grande piacere, un grande onore averti qui stasera, in quanto sono passati 40 anni, anno più, anno meno, da quando ti vidi per la prima volta suonare con la formazione Piero Lunari, che eravate agli esordi, gli avete inciso una pietra miliare della storia del progressive italiano, insieme a Gaio Chiocchio. La formazione eri tu, Gaio Chiocchio e Vincenzo Caparaletti. Per pura curiosità, come nascono i Piero Lunari? Guarda, posso dire veramente che nascono grazie a Gaio, nel senso che io andai a ascoltare, ero un ragazzetto, avevo 16 anni, un concerto, dei concerti che si facevano a scuola a fine anno, no? C'era un gruppo che suonava, e suonava appunto Gaio, aveva un trio di musica rock, quasi metal, e mi piacquero tantissimo, e quindi dopo andai a parlare con Gaio e dissi, guarda, ma chi l'ha scritto questi pezzi? Se li ho scritti tutti io, come io conoscevo un manager che era Michele Mondella, che purtroppo non è più con noi, che è stato un grandissimo talent scout della RCA, lo conoscevo perché ero amico di famiglia. Lui era appena entrato alla HIT, che era questa piccola etichetta di Vincenzo Micocci, quindi, che però dava molto spazio a chi voleva provare strade nuove, e dissi, io ho questo amico, perché non mettiamo su qualche pezzo e andiamo a fargli sentire? Quindi andammo, a Michele piacque moltissimo quello che facevamo, e da lì ci presentò a Micocci. Quindi devo dire tranquillamente che senza i pezzi di Gaio forse non sarebbe mai cominciata questa avventura. Infatti il primo disco di Piero Lunari, se tu guardi gli autori, diciamo che su 12 pezzi 8 sono di Gaio. Sì, era geniale.
Geniale. Io mi ricordo questo concerto da qualche parte in Veneto, sono passati tanti anni e non mi chiedere come, dove. So che era un festival di musica progressive, però insomma portava ancora le braghette corte. No? Eravamo ragazzini, dai, eravamo bimbi. Eravamo ragazzini. Dunque, qui siamo nel 1974. Esatto. Voi scrivete questa, ripeto, questa pietra miliare del progressive italiano, e tre anni dopo, nel 1977, esce il vostro secondo album, che è Gudrun. Esatto. Se mi permetti, e adesso la sparo Eccolo. Grossa, io ritengo Gudrun forse patrimonio dell'umanità, non solo per la bellezza compositiva che ha questo disco qui, ma anche per il tema che tratta, cioè questa stella che esplode sul cielo dell'Europa e genera la nascita del nazismo. E Gudrun è il nome anche della figlia di Göring, l'ideologo del nazismo. Qui la formazione cambia, va via Vincenzo Caparaletti e subentra Jacqueline Darby, non so se è giusta la mia pronuncia, resta Gaio Di Chiocco e subentra Massimo Buzzi. Beh, Massimo Buzzi più che altro ha collaborato alla batteria, ma non era all'interno del gruppo, diciamo. Ecco, io questo non lo sapevo. Però era bravissimo, purtroppo è scomparso anche lui, era un grandissimo batterista che ci diede una mano alle parti percussive, fu bravissimo. Percussive. Dunque, il disco è stata l'unica metafora alla nascita del nazismo in Europa, credo. E questo ti faccio anche una confidenza, io ogni 25 aprile posto la copertina di questo disco perché lo trovo un disco meraviglioso. Non so, questo, la prima parte è leggermente più astratta, addirittura questi sfondi raeliani dove si inserisce poi la voce dei due bambini, il colore, no? I colori, no? Forse come fatto che si sono spenti i colori dell'Europa, esatto, con la nascita del nazismo. Schiaccia l'innocenza, distrugge l'innocenza in qualche modo. Esatto, esatto, esatto. Me l'hai tolto di in bocca. Dove c'è un plaisir d'amour cantato in una maniera splendida, su un suono acido, su un suono terribile. Non in senso offensivo, ma in senso comunicativo, intendevo dire questo. Certo. Per poi il disco si snoda sotto un aspetto più figurativo e più narrativo. La cosa che sempre mi ha colpito di questo vostro disco è il fatto che questo disco è completamente esente da demagogia, da retorica, ma è. Tant'è vero che la seconda facciata si apre con Sonde in profondità, dove c'è il telegiornale fascista che parla dei sottomarini, poi c'è la splendida, splendida Morella, per poi concludersi anche con un tocco d'amore, cioè Mein Arme Italiener sono i partigiani che vengono fucilati e dove una ragazza tedesca si innamora di partigiano e esatto. Il partigiano con una voce sussurrante dice mi cercano e così e poi finisce. Purtroppo lo prendono e poi purtroppo lo prendono e lo uccidono. Toglimi uno sfizio, caro Arturo, ma com'è nata tutta questa idea meravigliosa? Allora, la cosa è nata, non dico
casualmente perché in effetti c'era la voglia di fare un album concept, come si diceva all'epoca, no? Perché il primo esatto. disco era una serie di canzoni, mentre noi volevamo fare un disco che avesse una sua linea, almeno che seguisse una strada. E lì, a differenza del primo disco, i pezzi li abbiamo scritti veramente insieme, io e Gaio. Cioè c'è magari qualcosa che è più suo, qualcosa che è più mio, però l'abbiamo lavorato molto insieme, chitarra e pianoforte, e poi abbiamo lavorato molto in studio, come vedi. E alla fine abbiamo scoperto che effettivamente c'era una linea comune ai pezzi, che era la voce di Jacqueline, che era una cantante lirica che faceva musica atonale, musica espressionista, musica impressionista, andava da Fauré fino a Schoenberg. E questo e cantava molto bene in tedesco, lei sapeva benissimo il tedesco pur essendo gallese. E questo ci ha portato a pensare, ma perché non cerchiamo di fare un percorso che ci riporti a un genere quasi da cabaret lunare, che lei in fondo alla fine canta in un cabaret, e anche mettiamo dentro le nostre passioni cosmiche. Gaio adorava, ad esempio, la musica cosmica di Tangerine Dream, adorava i Faust, che invece erano molto più duri, c'era quel famoso disco con la radiografia della mano in copertina. E pian piano, lavorando sui brani, sono usciti fuori dei pezzi che potevano perfettamente essere, secondo me, allineati a una storia di quel tipo, che mescolava una realtà tragica con un mondo tutto sommato anche cosmico, astratto, non lì si immagina che una collisione astrale generi quella follia sulla Terra che porterà poi all'avvento del nazismo. Naturalmente le cause sono molto più drammatiche, molto più reali, sono cause umane. Certo. Però noi abbiamo comunque voluto, pensa che c'è qualcuno che disse che il disco era in qualche modo un disco di destra, perché parlava di questo, ma in realtà non era affatto nostra intenzione, anzi, noi eravamo da tutt'altra parte. Gaio poi era proprio completamente dall'altra parte, io ero quello un po' più sfumato, ero un po' più sognatore, mentre Gaio era molto più duro. Però questa è una cosa che si è chiarita subito, insomma, è stata chiarita subito con 2 o 3 interviste, abbiamo spiegato a coloro che avevano qualche dubbio qual era la nostra intenzione reale. E ovviamente subito dopo segue lo scioglimento dei Piero Luner, no? Sì, lì un pochino, un po' è colpa mia, devo dire, devo ammetterlo, perché noi avevamo già pronti alcuni brani per il terzo disco, che era ancora diverso, erano di nuovo delle canzoni che andavano molto anche sulla musica etnica, che io avevo scritto delle cose molto interessanti e io delle cose più minimaliste, però io ormai ero vicino al diploma, perché io mi sono diplomato nel 79, studiavo tutto il giorno. Volevo dedicarmi interamente alla musica classica, per cui a un certo punto ero molto meno disponibile, tanto che Gaio voleva proseguire poi il percorso Piero Luner, ma per qualche motivo poi anche lui è stato preso da altre cose, è diventato un produttore, un paroliere, e poi è passato anche forse il momento, no? È passata l'epoca. Sono arrivati quei maledetti anni 80 che per me hanno massacrato la musica, e quindi anche era così, forse non era più il momento di fare un disco proprio, non lo so. Io non sono dell'idea, scusami se ti contraddico, che gli anni 80 abbiano dissacrato, lo so. Perché anche negli anni 80 sono stati fatti dei grandi capolavori, negli anni 90 pure, nel 2000, nei 2010, cioè la musica bella non... Poi esiste, però, musica di consumo, sì, che lascia il tempo che trova. C'erano tanti suoni un po' finti negli anni Ottanta, un po' plastificati, cioè si era perso il piacere di forse anche di suonare, no? Non lo so. Poi è tornato negli anni 90, ma comunque negli anni Ottanta, sì, gruppi come Police, come i Rem, i Taxi Domone. No, cioè, esatto. Grandissimi, ci siamo. Taxi Domone. Io conosco molto bene Steven Brown, che adoro. Genio, anch'io. Però rischiamo di scivolare su, certo, altri su argomenti. Un altro argomento, cioè. Esatto, e difendo a spada tratta la Forêt di Vorace. Fantastico. Arriviamo nel 1979 ed esce il tuo primo album solista, un altro album che a me è piaciuto tantissimo, che adoro, che è qui alle mie spalle, eccolo, che è André sulla Luna. André sulla Luna, se mi permetti, volevo spendere anche
ancora due parole su questi, su questo disco che, credimi, ho amato alla, veramente alla follia. È la storia di un cagnolino di nome André che durante un'esposizione di quadri si ferma davanti a un quadro che rappresenta la crosta lunare e attraverso un gioco di riflessi di prisma si ritrova sulla luna. E sulla luna ha tutte delle vicende, cioè si accorge che la cagnolina, diciamo la regina degli Inns, è stata rapita. La regina Sabiha, mi sembra di ricordare, esatto. È stata rapita dai Kroll, che erano degli umanoidi, dei cattivi. Cattivissimi. Insomma, che lui attraverso mille peripezie riesce a salvarla, però in quel momento lui si risveglia dopo aver attraversato l'oceano, aiutami. Il mare omicida, esatto, e lui fa un risveglio accidentale e ritorna alla realtà. Una storia bellissima. Questo disco qui è un omaggio anche all'antivivisezione, no? Esatto. Almeno questo, infatti, è quello che ho compreso io. Sì, sì, infatti tutti gli, diciamo, i guadagni come vendite sono andati poi alla Lega Antivivisezione, ha contribuito anche a costruire una piccola parte del canile, infatti c'è il mio nome anche su una lista che loro pubblicarono ai tempi. E poi tra l'altro André era un cane reale, era il cane di grazia di Michele addirittura, che era una mia carissima amica con la quale avevo lavorato, e qui aveva questo cagnolino che si chiamava André, e quindi io gli ho dedicato il disco. E tutta questa idea dentro di te come musicista come nasce? Ma allora, in questo caso la storia è veramente una scusa per mettermi alla prova con tanti strumenti, perché io sono veramente un po' di tutto, dal flauto al pianoforte all'organo, canto addirittura, faccio dei vocalizzi, suono la chitarra elettrica, quindi avevo questi pezzi, diciamo, sparsi. Lì non ho avuto subito l'idea di fare un altro concert. E alla fine, quando li ho messi insieme in un ordine che secondo me poteva essere logico, ho pensato, benissimo, raccontiamo una storia attraverso questi brani. Per cui i titoli sono nati veramente dopo la musica. Mentre su Gudrun, diciamo, mentre già lavoravamo, cominciavamo a intravedere, no? una trama anche extra musicale. In questo caso è veramente un insieme di brani musicali che poi ho raccolto sotto una storia un po' folle, perché poi non so perché ho chiamato la cagnolina col nome Sabiha, che non riesco a capire cosa avesse a che vedere, perché è un nome arabo tra l'altro, non riesco a ricordarmelo. Ascolta, segue poi una tua piccola pausa discografica. Piuttosto lunga. Doveva essere, sì, più breve. Piuttosto lunga, ma ne parliamo, perché vorrei, sì, fare una pausa anch'io di dialogo, ricordando, perché poi tu inizi anche una serie di collaborazioni, cioè negli anni recenti tu hai collaborato molto con Franco Battiato, con David Sylvian, ma in passato hai collaborato in dischi di Liberatori, di Ernesto Bassignano, che è stato ospite qui da noi su Allora di Amadeus, hai collaborato in quel gran capolavoro di Nicola Lesini che è Marco Polo, e hai, carissimo amico, come hai anche collaborato in un disco di un altro carissimo amico mio qui di Genova, hai collaborato in Massive Archetipe di Edomondo Romano. Esatto. E con Rino Gaetano quando ero molto molto giovane addirittura. Questo non lo sapevo. Questo non il cielo è sempre più blu ero io, il pianoforte ero io. Ah, bene. Sempre più blu e mio fratello e figlio unico, era un caro amico, purtroppo anche lui ci ha lasciati troppo presto. Finita questa pausa, tu ti fai una pausa e ti fai un bel soggiorno in India. Sì. E come si sa, chi ha visto l'India, l'India ti resta in un modo o nell'altro dentro, ti lascia un segno. Sì. Ecco. E nel 1987, cioè
8 anni dopo da André sulla Luna, parte il tuo secondo disco solista, che è Il Pavone parlò alla Luna. Meraviglioso. Lì ero in India, infatti, questa foto. Sì, in questa foto. Ero a Jaipur. È stato anche un disco di lunga gestazione, oltre che di un lungo silenzio. Vuoi parlare di questo disco? Guarda, lì devo dire che più che la gestazione è stato veramente un momento terribile per questa musica, nel senso che io mi dedicai soprattutto alla musica classica, infatti per molti anni ho fatto concerti di classica perché volevo approfondire, però avevo pronto questo disco già dall'82, quindi, e non trovavo nessuna casa discografica disposta a pubblicarlo. Cioè, adesso molti dicono che è un capolavoro, l'hanno ripubblicato 4 volte, 2 volte in CD, 2 volte su vinile. Ai tempi non lo voleva nessuno, quindi strana cosa. Per cui alla fine ho trovato una etichetta assolutamente indipendentissima, che era vicino Firenze, che pubblicò 500 copie con una copertina veramente molto spartana, però inciso molto bene, con una qualità del vinile molto buona. E da lì poi il disco finalmente ha cominciato a girare un po' però soprattutto nei negozi specializzati o tra gli appassionati. Però praticamente io ho messo 5 anni per riuscire a pubblicare quel disco. E insomma, è stata dura. E con il senno di poi, come lo vedi? Come lo ricordi questo tuo disco? Allora, effettivamente non è un disco facile. Dunque, considerando che Andrea sulla Luna era un disco comunque anche proco con molti brani, Il Pavone partiva con un brano di 50 secondi e poi c'era una lunga suite di 18 minuti in stile raga, quasi un raga, perché tornavo dall'India, sì, e dovevo completamente. Quindi effettivamente spiazzava anche chi conosceva la musica di Piero Luna e la mia musica. Quindi posso capire che abbia un pochino depistato chi insomma poteva essere interessato poi a pubblicarlo. Alla fine però ci siamo riusciti, è un po' un unicum nella mia carriera, non ho più fatto un disco così, no? In quel modo, anche dopo. Cioè un disco così meditativo, io direi questo termine, perché l'India ti rimane dentro, come tu dicevi. Io devo stare 10 giorni, sono rimasto 2 mesi e non volevo più tornare in Italia, cioè mi sembrava impossibile tornare a vivere come vivevo prima. Poi purtroppo si ricomincia a essere assorbiti da questa nevrosi che non riusciamo a toglierci di dosso. Io sto ripercorrendo la tua strepitosa carriera attraverso una selezione, perché purtroppo il tempo è poco, una selezione di dischi che io ho amato profondamente, ecco. C'è un altro bellissimo disco che a me mi ha colpito, che è Syria Rise, che è il tuo terzo lavoro, se non vado errato. Sì, tuo terzo lavoro. Ecco, che è un disco estremamente romantico, impressionista. Se mi permetti, come pittore, io vorrei usare un termine artistico, cioè è un disco molto acquarellato, no? Dove si susseguono atmosfere ambient e minimaliste. Pertanto tu fai un ulteriore passo avanti e ti avvicini alla musica ambient, come sarà poi qualche anno dopo, ma ne parliamo dopo. E questo passo qui, verso questa dolcezza, verso queste luci impressionistiche, luci sonore, ovviamente, no? Come poi d'altra parte anche la copertina illustra in una maniera. Mi sembra che sia stato anche pubblicato dalla Materiali Sonori, forse. Ecco, esatto. Ho tanta roba nella testa e potrei anche sbagliarmi. Parlami un attimino di Syria Rise. Infatti, Syria Rise è vero, è un disco di frontiera, nel senso che è il disco che
rappresenta il passaggio appunto dalla musica più estrema, no, del pavone, a quello che sarà poi il mio genere successivo, in cui il pianoforte diventerà pian piano sempre più predominante. Sir Alice ancora è diviso in due, no? C'è una parte elettronica, molto ambient, e con anche un grande amore verso Ryuichi Sakamoto, lo devo ammettere, c'è un pezzo che proprio è dedicato a lui, e la parte invece mia pianistica, che sta pian piano prendendo, diciamo, una sua strada, appunto post-minimalista e più romantica e più melodica. Ed è infatti il primo lavoro che faccio per materiali sonori, che dopo appunto 5 anni dalla pubblicazione del Pavone, perché il Pavone esce nel 87 e Sir Alice esce nel 92, io ho contattato, avendo abbandonato, non dico completamente la musica classica, però avendo fatto quel mio percorso, ero sazio di musica classica, nel senso che non avevo più tanto voglia di studiare 5-6 ore al giorno per tutta la vita. Ho detto, sai, voglio riprendermi anche un po' la mia vita, voglio ricominciare a scrivere un po' le mie cose, pur veramente amando tantissimo gli autori che ho approfondito. E quindi è stato un bel passo, anche perché devo dire che lì molto materiali sonori mi ha aiutato a mettere insieme queste mie due anime. Abbiamo lavorato molto con Giancarlo Bigazzi e con Giampiero Bigazzi, i due fondatori, i due fratelli appunto, per dare una fisionomia a questo disco, che rappresenta veramente il mio primo disco verso una nuova strada, direi. È come un nuovo debutto, ecco. Questo mi fa molto piacere. Tant'è vero che poi 8 anni dopo, mi sembra, tu dedichi un disco alle musiche di Brian Eno dal titolo Cool August Moon, no? Esatto. Disco meraviglioso, disco estremamente ambient, molto, molto ambient. Anche tu, accennami qualche cosa. Li conosco tutti a memoria, questi dischi qua, però gradirei che tu mi parlassi un attimo di questo disco qui, anche perché, come dicevi tu prima, su Serialize c'è la parte elettronica e c'è la parte pianistica, e qualche anno dopo, però non mi chiedere quanti anni dopo, questo lo sai tu, esce quello splendido album solitario che è Child of the Moon, no? Che sono notturni per tutti, sì. Pianoforte, e penso, esatto, che quel disco lì sia stato dedicato anche a Chopin. Sì, naturalmente, con tutto il rispetto dovuto a un meraviglioso artista. Sì, quello è del 2006 addirittura, quindi sono passati parecchi anni. Sei anni dopo, bellissima, sì. Anche la copertina. Però di questo così ne facciamo un accenno. Perché c'è un'altra cosa di te che mi incuriosisce molto, no? E che forse abbiamo anche in comune, e poi casomai Luca ci darà anche una mano. So che tu sei un forte amante di Tolkien. Assolutamente sì. Ti ho mandato la foto del mio Signore degli Anelli. Io sono da imparare da Arturo, sono solo da imparare, no. A me sembra che in generale il rapporto tra la sua musica e la letteratura, Tolkien in maniera approfondita, ma anche in generale la letteratura, dal classico addirittura, ci sono o immagini dantesche, sentendo raccontare le trame, e uso apposta il sostantivo trame per identificare la musica di Arturo. Ci sono, appunto, credo che il rapporto sia stretto. Direi di sì. Dunque, ci sono due dischi che tu, anche se in tutta la tua discografia viene puntellata di riferimenti a questo grandissimo scrittore, sì, ci sono, sì, due dischi in particolar modo dove sono dedicati all'opera di Tolkien. Andando in ordine cronologico, sto parlando di Irling Ring, che è stato, sì, stampato nell'83,
però raccolgono brani invece che tu avevi inciso negli anni precedenti, cioè dagli anni 70 ai primi anni 80, se non vado errato, non correggimi. No. In realtà il disco è uscito nel 2005, ma erano pezzi che avevo composto ai tempi dei Pierrot Lunaire, quando avevo letto per la prima volta Il Signore degli Anelli, e a casa su un rudimentale registratore a quattro tracce avevo buttato quelle musiche che poi, grazie a un lavoro di ripulitura e di rimasterizzazione, sono diventate poi il disco che la MP Records ha pubblicato e di cui sono molto fiero, perché mi piace molto, c'è una spontaneità che effettivamente mi fa pensare che ero veramente preso da questo libro, cioè proprio, ero veramente dentro la storia, credo. E nel 1900, non mi ricordo di nuovo l'anno, esce Ring, il 2003. 2003, esce, esatto. Ring, il decimo anello, esatto. Album meraviglioso. E anche qui, grazie. Raccontami qualche cosa, come hai ripescato, stando a Early Ring, con una maggiore consapevolezza, sì, ovviamente, certo, di adulto, perché negli anni 70 tu eri molto, eravamo molto giovani, mentre invece a Ring, con Ring, hai un'età matura. Ero, cioè, più grande. Eri più grande, sì. Sì, eri, sì, un ometto. Esatto. Guarda, io in realtà non l'ho mai abbandonato Tolkien, perché già su City Rise c'è Le ultime luci di Brea, che è dedicato a un luogo, appunto, che si trova nella compagnia dell'anello, la locanda in cui gli hobbit si rifugiano e un momento i cavalieri neri li fanno fuori. E in tutti i dischi cercavo sempre di inserire qualcosa che avesse a che vedere con Tolkien, ad esempio su Laubers c'è Théoden e i ricordi. Théoden era appunto il re che guidava i Rohirrim, i cavalieri di Rohan. E, per cui a un certo punto mi sono trovato a dire: ma perché non provo a riprendere un po' di brani che avevo già scritto in precedenza? Ci metto qualcosa di nuovo e faccio un disco completamente acustico, perché in effetti è un disco per pianoforte, violoncello, violino e strumenti a fiato, c'è un flauto dolce, c'è una bombarda. E quindi è nato questo disco, tra l'altro, con un ospite importante che è Jenny Sorrenti, che è una cara amica, esatto, che ha cantato in due brani con una voce, secondo me, bellissima, una sorta di Galadriel, insomma, del mio Rings. In più dischi ho visto che come violino c'è un violino nipponico. C'è Yasuo Ito, che è una bravissima violinista, che viveva in Italia in quegli anni, perché studiava in Italia, ora è tornata a Tokyo, ma qualche volta collabora ancora con me tramite internet, ad esempio in un disco recente suona il violino, le mando le tracce, lei molto brava, bravissima, studiosissima, perché, come tutti i giapponesi. Esatto, secondo me i violinisti e i pianisti nipponici danno un tocco particolare allo strumento, no? Questo l'abbiamo visto anche con Sakamoto, tanto per... Sì. Citare un grande pianista. Mi ha sempre colpito questa violinista nei tuoi dischi, perché ha quella delicatezza, quella nuvola, sì, no? Che hanno i giapponesi. Poi sono un cultore anche delle culture nipponiche e di conseguenza, quando sento certe cose, mi sento un po' a casa. Un altro disco che ho selezionato, e poi invece passeremo alle cose più attuali di questi giorni, un altro disco che a me è piaciuto tanto, però non ricordo bene la leggenda, è Elf Angel, dove il brano Solica Suite è stato scritto su commissione dell'assessorato alla cultura, sì, di Ripa Transone e dal Centro Sperimentale di Cinematografia Nazionale. Ed è stato eseguito dal vivo l'8 agosto del 97 durante la proiezione di Selica, il film del 1921. Esattamente. Un altro brano è Trinity,
che invece è stata scritta per la Miami Ensemble, che l'ha eseguita nella chiesa di Sant'Ermete a Forte dei Marmi il 7 agosto 2009. Eh sì, giusto. Quello era un, quello era un pezzo nato per strumentazione elettronica e poi invece è diventato un pezzo per sei pianisti e tre pianoforti, appunto il Miami Ensemble, che l'ha bravissimo. Ecco, ma gradirei che tu mi raccontassi la leggenda di questi mezzi angeli, perché è una storia curiosissima. Sì. Alf Angels infatti è dedicato a alcuni personaggi della letteratura fantasy e del cinema della fantascienza, sono tutti personaggi femminili che secondo me incorporano il bene e il male, quindi hanno queste luci meravigliose e queste ombre cupissime, infatti c'è Galadriel, c'è Trinity appunto di Matrix, c'è l'infanta imperatrice della storia infinita, c'è Damatria, un altro personaggio di una trilogia fantasy. Sono tutte figure femminili, da una parte fragili, dall'altra parte invece fortissime, che mi hanno sempre affascinato e quindi ho voluto omaggiarle in un disco che è un disco tra l'altro più ricco degli altri. Ci sono moltissimi strumenti, c'è l'elettronica, ci sono strumenti acustici, c'è di nuovo Yasuhito al violino, c'è Laura Pierazzoli al violoncello, c'è Pino Zingarelli, che è un caro amico che suona la batteria e lavora molto sui suoni, ed è stranamente il disco che io pensavo avrebbe avuto più seguito, e invece è quello che è andato peggio di quelli che io ho pubblicato, cioè, l'unico di, insomma, che è stato ristampato solo una volta, mentre gli altri di solito insomma poi hanno sempre delle nuove ristampe, quindi non so perché, evidentemente è un disco un po' distante, ma a me onestamente riascoltandolo anche adesso sembra un disco molto comunicativo, assai noi siamo i giudici peggiori di quello che scriviamo alla fine, no? Sì, o comunque sì, diciamo abbiamo una nostra immagine che magari non è quella che poi arriva agli altri. Ascolta, prima di passare ai giorni nostri volevo chiedere a Luca, così chiudiamo la prima parte di questa diretta, volevo chiedere a Luca se c'era qualche domanda, si devono essere bloccati i commenti perché no. Non c'è niente, ma deve esserci qualche problema proprio tecnico, non è in rete stasera. Ho capito. Allora, Arturo, tu sei stato insignito anche da un premio da Franco Battiato, purtroppo recentemente scomparso anche lui. E qualche anno fa gli hai dedicato un disco rielaborando, riarrangiando le sue musiche. Oltre che chiederti qualche cosa su questo disco, vorrei chiederti che ricordo hai di questo grande musicista, anche per rendergli omaggio, magari in ritardo di qualche giorno, ma sento che per noi di Amadeus sia doveroso ricordarlo. Ci mancherebbe. Guarda, io Battiato intanto l'ho amato con i primi dischi quando ero molto, molto giovane, adolescente, ascoltavo Fetus, Pollution, sulle corde di Aries, cioè lui era già da tutt'altra parte. Cioè, stava grandi capolavori. Era oltre la musica progressive, già si interessava della musica medio orientale, della musica tedesca. Interessava di Stockhausen, infatti tu ti riferivi a quel brano L'Egitto prima delle sabbie che io ho registrato in una nuova versione per cui Franco ha avuto un importantissimo premio e era una persona straordinaria, nel senso che era tanto un carissimo amico, lui teneva tantissimo all'amicizia ed era una cosa per lui basilare, poi non era affatto una persona così fredda e dura come alcuni lo hanno descritto, perché lui spesso era molto spiritoso e magari passava per essere distante, invece era molto ironico, aveva una cultura straordinaria che però non voleva mettere in mostra, per questo molto spesso nelle interviste tu vedi, spesso lui risponde con pochissime parole, con molta semplicità, non era una persona insomma che cercava di mettere troppo in rilievo la sua grandissima cultura, e poi una persona sempre pronta a mettersi in gioco, a tutti i livelli, rischiando di persona spessissimo. Certo. Luca, vuoi chiedere qualcosa tu ad Arturo? Sì, volevo chiedere, siccome a proposito poi
ci abbiamo alla chiusura. Volevo chiedere, a proposito della letteratura, quali sono, perché Tolkien d'accordo, quali sono gli autori italiani di riferimento, o anzi anche quelli latini, se per caso, quali sono gli guarda, autori io... di riferimento? Io ho amato moltissimo Umberto Eco fino a Il pendolo di Foucault, che trovo un libro meraviglioso. Poi anche L'isola del giorno dopo l'ho trovato interessante, però poi ho cominciato, quando leggevo i suoi libri, a saltare troppe pagine, quindi vuol dire che diventavano troppo, troppo difficili per me. E poi ho amato tantissimo, sembra strano, Dino Buzzati, che secondo me ha scritto dei libri straordinari, come Le notti difficili, che è un libro bellissimo. Sì. Però la mia passione era più per i tedeschi, cioè Thomas Mann, per Hermann Hesse, e poi comunque gli scritti in Italia di Pasolini penso che siano di un'intelligenza e di una lucidità che pochi sono riusciti a avere e a mantenere nel tempo. Essere sempre diversi, no? E tu riesci a farlo con la musica, di essere sempre diverso. Ci provo. Ma sai che a me piace talmente tanta musica di generi talmente diversi che secondo me poi alla fine entra un po' in quello che io scrivo, no? Perché io penso che alla fine quello che tu componi è anche un po' quello che tu hai ascoltato, ovviamente nella tua maniera, no? Però entra un po' in te, diventa un po' una sorta di, si può dire, è come se diventassi una sorta di attore che interpreta le musiche che ha ascoltato e le fa diventare sue. Non lo so, forse questo viene dalla musica classica, no? Abituato a essere sempre un interprete, mi sento sempre un interprete anche quando un interprete di te stesso. Sì, interprete di me stesso. Infatti a me piace molto, anche in quel nuovo disco che sto facendo ci sono tipo 6 pezzi miei e 9 pezzi di altri, quindi questo la dice lunga. A proposito di Battiato ha fatto anche questo. Certo. Fleurs, per carità, uno può anche discutere sulla scelta delle canzoni, ma è stato lui ad aprire una strada. È vero. E io devo dire che sono riuscito a conoscerlo grazie a quel disco di persone che lui incise, Ruby Tuesday dei Rolling Stones, che è il mio gruppo preferito in assoluto. E la fece talmente bene che io lo volli in trasmissione, io stavo a Radio 2 e riuscii a contattarle, lui simpaticissimo è venuto subito e ho trovato una persona di una disponibilità enorme. Luca, quanto tempo abbiamo ancora prima che ci sbattino fuori? Ci stanno per sbattere fuori, quello. Ci siamo. Ok. Allora aspetta, velocissimo. Voglio che Arturo mi faccia una promessa. Sì. So Arturo che in autunno o inverno uscirà il tuo prossimo lavoro. Sì. Ecco, sì. La promessa che mi devi fare, assolutamente sì. Sai la tua dico già sì. Dico già non di è sì. Che ti deve fare, ci deve fare. Sì, sì. Ci deve fare è che tu quando esce il disco torni qui ad Amadeus, che lo promuoviamo, ne parliamo e vediamo cosa. Certo, ma verrò anche dalle vostre parti sicuramente, verrò anche se vieni dalle mie parti. Ho già programmato di passare da quelle parti tra ottobre. Allora, tra me e Luca ci sono 40 chilometri, però io mi sono ripromesso una cosa, che c'è di il mio amico Bassignano, che è l'unico disco che non ho, in cui ho suonato, l'unico. Ed è per questo che io personalmente te lo voglio donare e te lo dono con tutto il cuore. È l'edizione originale vinile. Non puoi privarti, dai. No, assolutamente. Vabbè, poi no, senti, io me ne privo perché so dove va e a chi va. Se facessimo un rendezvous, un meeting con Bassignano,
Ma per farlo, perché no? e perché no? Ernesto è sempre disposto, capirai, una Sì, persona sì, con sì. simpatia. Poi quando si tratta di chiacchierare, cioè Ernesto lo inviti a nozze perché è un Guarda, lo abbiamo affabulatore, avuto qui, immagino. ed è stata una bellissima intervista Sì. e Poi cose di questo. c'ha da raccontare tantissimo, lui ha conosciuto veramente tutti, capito? Tutti, tutti. Ha collaborato con tutti. Comunque, de sé io te lo voglio regalare. Vedremo. No, no, non vedremo, Va è bene, tuo, allora ok, ti l'ho già ringrazio. messo da parte, l'ho già messo da parte. Ok. Senti, io ti ringrazio di aver accettato il nostro invito. Grazie. Grazie a voi. Adesso c'è tutto più chiaro anche sulla tua musica, perché come diceva all'inizio, una cosa è assimilare dei dischi e poi una cosa invece è parlare con l'autore, sapere dietro le quinte del disco cosa c'è, perché purtroppo anche se le copertine, note di copertina, spesso sono esaustive, non si può mettere poi Certo, tutto. Pertanto io Arturo ti ringrazio veramente col cuore, tutto. spero Grazie a voi. di rivederti presto e Allora, ci sentiamo, grazie, d'accordo? prestissimo, grazie a voi, grazie e buon infinite. proseguimento. Ciao, grazie. Grazie. Grazie a voi, ciao, ciao. Ciao, ciao. Esotica. Ok.